Lo studio dell'Osservatorio Idrico OSWI 2024 ha voluto analizzare gli impatti positivi sui territori a seguito degli investimenti e delle strategie che le utility idriche stanno portando avanti in quest'anno. E dalla nostra ricerca è emerso che gli investimenti nel periodo da noi considerato dal 2018 al 2023 sono pari circa a oltre 13 miliardi di euro e di cui 2,4 miliardi di euro sono investimenti specifici sulla resilienza del servizio idrico. Argomento molto attuale, soprattutto se pensiamo a tutto quello che sta accadendo ad opera del cambiamento climatico, che ha una forte influenza sul settore idrico integrato e in modo particolare sulla sua qualità e quantità. E, oltre l'analisi degli investimenti, abbiamo analizzato anche le strategie degli investitori attraverso l'analisi dei bilanci di sostenibilità e da questo abbiamo potuto analizzare come si stanno muovendo sempre nel campo della resilienza della risorsa i gestori e abbiamo visto che tutti si occupano in modo particolare di proteggere la qualità dell'acqua, utilizzando i piani di sicurezza delle acque e costruendo le cosiddette casette dell'acqua. Inoltre i gestori sono molto concentrati su interventi per la riduzione delle perdite idriche. E molto importante è l'attenzione che sempre più spesso il servizio idrico integrato dà ai cosiddetti nuovi servizi, ovvero quei servizi che non sono direttamente riconosciuti a livello tariffario, ma che sempre in ottica di sfida al cambiamento climatico sono estremamente importanti. Pensiamo ad esempio alla raccolta delle acque meteoriche o a tutte quelle soluzioni, come ad esempio le Nature Based Solution, che hanno un vero e proprio impatto sui territori e quindi fanno anche capire quanto sia importante sviluppare questo settore per avere appunto un riscontro positivo anche sulla collettività.